riguarda il percorso di Serie B, io penso che ogni giocatore abbia un suo percorso ben delineato, poi dalla fortuna, poi dalle capacità, e penso che adesso sono arrivato al momento, come dice il direttore, che ho bisogno di consacrarmi, al 100%, e quindi quest'anno darò, diciamo, il mille per mille per dare un contributo importante alla Cremonese, e spero che sarà un'annata che ci riserva grandi soddisfazioni. Nel campionato Primavera giocavo più esterno d'attacco, adesso in questi anni di Serie B mi sono trovato molto bene nel ruolo di seconda punta. Sono, diciamo, un attaccante a cui piace muoversi durante tutto lungo il fronte d'attacco, quindi le mie caratteristiche un po' le conoscete, un po' avrete modo di conoscermi, quindi il campo poi parlerà da sé. Tornare a Lecce è stato un anno del mio rilancio, perché venivo da un periodo difficile, quello di Salerno, in cui sapevo che non ero io al 100%, quindi avevo tutta la voglia e la determinazione per far vedere chi ero veramente. Quindi abbiamo fatto un'annata straordinaria, penso che rimarrà nella storia del Lecce, perché comunque è stata una vittoria inaspettata. Ma adesso, diciamo, per me è iniziato un altro capitolo. I segreti, ce ne sono tanti, i segreti, a partire, il più importante secondo me è il gruppo, la forza del gruppo, la forza di volontà, e dare il 100% durante la settimana, perché poi il lavoro che si fa durante la settimana verrà riportato la domenica, quindi uno dei segreti penso sia questo. Sapevo, e comunque avevo assaporato, diciamo, lo stadio e la professionalità della società. Mi ha colpito subito, diciamo, la voglia che hanno, l'ambizione, la professionalità, come ripeto, di questa società. Quindi sapevo che qui poteva essere la mia piazza ideale, e fino adesso le cose sono andate nel verso giusto. No? Diciamo che la trattativa è durata per poco, quindi è stato per me un onore essere qui, è un onore far parte di questa società gloriosa. Che sin dal primo momento mi ha colpito dal punto di vista della professionalità, della serietà, e diciamo che non è facile trovare una piazza come questa in Serie B. Con la macchina già mi aveva colpito la struttura esterna. Poi ho visitato i campi con il direttore, abbiamo visitato dentro tutta l'area riservata comunque alla dirigenza, e è veramente un centro sportivo di livello, un centro sportivo che mi ha lasciato senza parole. Principalmente sono quelle. Il mister, diciamo, ha centrato i punti focali, che sono quelli che mi caratterizzano. Quindi mi piace molto, come ho detto prima, spaziare lungo il fronte d'attacco, mi piace attaccare a profondità, mi piace andare in velocità nelle ripartenze, quindi sono un po' le mie caratteristiche principali. Poi ovvio so che devo migliorare tanto sotto altri punti di vista, e quindi lavorerò con il mister e con la squadra affinché io possa migliorarmi giorno per giorno. È stato difficile. Te l'ho detto, le partite si preparano durante la settimana e non c'è squadra più forte o squadra più scarsa, dipende dal lavoro che si fa durante la settimana, e tutte le partite andranno affrontate con la giusta concentrazione. Quindi è sempre un campionato ostico, perché puoi trovare delle insidie in tutti i campi in cui si va, quindi bisogna preparare al meglio tutte le partite per fare un campionato. Ha scelto, ma il mio numero preferito sarebbe il 14, però visto che è già occupato, poi vabbè, vedremo da farsi, però non ho un numero scaramantico, oppure mi adatto.